Draghi, io sono Etherion e siamo qui oggi per parlare di Shield Gate e del perché questa animazione fa in modo che l'arma primaria venga inghiottita dalla panza di Grendel. Sigla e iniziamo a parlare di questa meccanica un po' sconosciuta, ma estremamente utile all'interno del gioco. Durante l'ultima patch, quella che ha rilasciato Grendel Prime, che ha rilasciato la Zilok, la Masseter, Dagoth e tantissime altre cose, la DE ha voluto reworkare leggerissimamente, ma in maniera consistente, lo Shield Gating, lo Shield Gate all'interno di Warframe. Cos'è intanto, prima di tutto, cos'è lo Shield Gate? Lo Shield Gate è una meccanica che faceva in modo che quando i nostri scudi venivano depletati dal massimo, quindi in questo momento ne ho 95 su Grendel, dal massimo diventavano 0, noi ottenevamo una invulnerabilità di 1,33 secondi. Per riottenere poi nuovamente quella invulnerabilità, bisognava che gli scudi tornassero al 100%. Mentre invece durante la ricarica, sia che noi avessimo, sempre nel caso di Grendel, 3 di scudo, 90, 94 o 20 di scudo, comunque ci avrebbe dato un'invulnerabilità abbastanza bassina. Non lo so, non ricordo francamente quanto fosse, ma diciamo un 0,3 secondi magari di invulnerabilità, una cosa del genere. Questa meccanica è stata modificata perché essenzialmente tanti player, specie coloro che andavano a fare contenuti di alto livello in Steelpath con i nemici di livello 6699, cose di questo tipo qua, utilizzavano la chiave del drago spento che praticamente diminuiva gli scudi del personaggio, qualunque Warframe fosse. E quindi avevamo sempre il massimo beneficio, ossia quell'1,33 secondi di vulnerabilità, con il minimo sforzo. Qual era il motivo di questa cosa? Beh, se avete 90 scudi è più facile ricaricarli a 0 a 95 piuttosto che se avete 1000 di scudo. È molto più lento da ricaricare, no? Benissimo, questa meccanica è stata un po' modificata, mettiamola così, in teoria non si può più utilizzare la chiave del drago spento, ma hanno rilasciato una mod all'interno del gioco per permetterci comunque di fare quello che faceva la chiave del drago spento. Adaptation ormai su Grendel, poi comunque modificherò la build quando arriverà Grendel, quando avrò Grendel Prime, non mi servirà più perché adesso c'è da utilizzare, secondo il mio modestissimo parere, la nuova mod di cui non ricordo il nome, Catalyzing Shield. Catalyzing Shield riduce la capienza dello scudo, esattamente come la chiave del drago spento, ma ci dà lo Shield Gate completo, l'1,33 che avevamo prima. Tra l'altro questo da qua su Grendel lo rende ancora più OP, perché adesso con 19 di scudo, se mettete il mouse, l'indicatore, comunque il cursore, quello che è sugli scudi di ogni personaggio, vi dirà quanto avete di invulnerabilità in base ai vostri scudi. Grendel col suo 95 di scudi aveva 0,76 di Shield Gate, che è pochino. Grazie al Catalyzing Shield, dobbiamo consumare una mod per poterlo fare adesso, avremo l'1,33 che avevamo originariamente. Questa non è l'unica modifica che hanno fatto agli scudi. Adesso lo Shield Gate, per invogliare i player a utilizzare personaggi con più scudo, perché di solito non si metteva mai nelle build un redirection, cioè chi se ne frega del redirection, no? Al massimo metto Vitality se proprio vogliamo, d'accordo? Manco questa andrebbe messa in realtà ad altri livelli, ma quello è un altro discorso. Adesso, in base a quanto scudo avete, avrete un'invulnerabilità diversa. Non soltanto, prima, per avere la massima invulnerabilità, quindi 1,37, dovevate ricaricare al 100% lo scudo. Adesso non è più così. Se
Questo è il caso di Excalibur con 370 di scudo. Se arriviamo a 360 di scudo e i nemici ce lo depletano nuovamente, non avremo 0,5, 0,3, quello che era, di invulnerabilità, ma avremo una quantità di invulnerabilità che scala con la nostra quantità massima. Quindi magari invece di essere 1,37, come è scritto qua a schermo, arriva a 1,27 di vulnerabilità, ok? Cioè scalerà in base a quanti scudi massimi abbiamo recuperato. Se andiamo ad aumentare i nostri scudi, aumenterà anche la durata della nostra invulnerabilità. Questo fa da sé che giocare personaggi con tantissimi scudi, come il caso di Ildrin, ci andrà a dare uno shield gate con 3700 di scudo di 3 secondi e mezzo, che onestamente è pochino, nel senso, con molto meno, perché la curva è pazzerella, mettiamola così. Se vado a prendere un Warframe che ha un po' più scudi, tipo Hydroid mi sembra, come l'ho fatto io, no? Ecco, con 960 di scudo, qua ho messo un parametro di vigor, lo sto riformando dopo che l'hanno reworkato, arriviamo a 2,26, con redirection arriviamo a 2,44, ok? Quindi con 900 scudi, 2,26, se prendiamo Ildrin, che ha 3000 scudi, uno si poteva aspettare, boh, avrò 5 secondi di vulnerabilità. No, è 3,5, perché credo che 3,5 sia il massimo, credo che sia il massimo raggiungibile. Perderò tutti quanti gli scudi e vedrete che per 3 secondi sarò invulnerabile. Ah beh, bella, questa è la sua passiva. Depletati. 1, 2, 3. Questa è la passiva chiaramente che si riattiva. 1, 2, 3. Ildrin. 1, 2, Ildrin. Ok, eccoci. Si era riattivato nuovamente lo shield gate, cioè perché lo scudo si stava pian piano riformando, e si è riattivato una seconda volta. Questa volta durata inferiore, ovviamente, perché non si è ricaricato totalmente. Scusate. Una volta esaurito i suoi scudi è invulnerabile ai danni fino a 3,5 secondi. Ok, ma si sono ricaricati 18 volte gli scudi. Va bene, bella così, mi piace Ildrin. Mi piace adesso Ildrin. Comunque, questa nuova meccanica fa sì che, non dico che dobbiamo per forza mettere un po' di scudi extra sui nostri Warframe, perché comunque il punto è sempre quello. Se i nostri scudi sono più alti, è vero che avremo più invulnerabilità, ma significa anche che ci vorrà più tempo per ricaricarli. È vero che ci sono le sentinelle che hanno delle mod specifiche per ricaricarli. Eccolo qua, aumenta gli scudi massimi del Warframe e la rigenerazione degli scudi del 60% per 10 secondi. Ci sono queste cose. Ma ne vale la pena? Il punto è, ne vale la pena? Questa domanda ve la lascio aperta, perché onestamente il cambiamento è arrivato da veramente poco, quindi non lo so ancora nemmeno io, sto facendo dei test, però ci tenevo a farvi presente questo cambiamento, magari non vi era ancora arrivato, magari stavate urlando perché semplicemente sono dei giorni che vi arrivano delle botte da orbi e non capite perché. Probabilmente il modo per evitare questo, invece di mettere la chiave del drago spento, invece di andare a giocare come faccio io spesso e volentieri con una vitality, si gioca con la catalyzing shield per avere la vecchia invulnerabilità, avere gli scudi molto bassi ma avere massimo beneficio dal minimo sforzo. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo cambiamento, e fatemi sapere soprattutto, beh, se vi piace questo cambiamento. A me non dispiace, perché mi piace quando
girano un po' le carte in tavola. Non so se sia un meglio, non so se sia meglio o peggio questa cosa, è ancora da scoprire per me. Fatemi sapere cosa ne pensate nell'area commenti. Grazie mille per avermi seguito, ci vediamo alla prossima. Ciao draghi.